per parecchio tempo anche nel corso di questa sessione conclusiva. E ora vediamo un'altra campionessa italiana assoluta del 2007, Maria Roberta Gerca, la vedete inquadrata, Atletica Velletri. Il titolo lei lo vinse indoor e, essendo classe 2000, lo vinse al secondo anno allieva. Pochissime le atlete che hanno vinto già da lieve il titolo italiano assoluto sia all'aperto che all'indoor. 3,70 alla prima prova, senza particolari patemi. Vi stavo raccontando di Elena Scarpellini, del suo successo, della sua medaglia ai campionati italiani assoluti di Skeleton. Campionati italiani assoluti di Skeleton che si sono disputati a Igls, che non sta in Italia in realtà, ma è una località austriaca dove. Maria Roberta Gerke ora, la campionessa italiana assoluta indoor nel 2017, quando era ancora allieva. Ah, tentativo potenzialmente nelle corde della portacolori dell'Atletica Velletri, ma che non va a segno. Lei vince il titolo italiano assoluto con 4,15 m. La misura più alta con cui si è vinto un titolo italiano è il 4,60 m. Sua allieva più illustre, ma tra gli allievi di Chiarello c'è anche Miani, che ieri ha chiuso al terzo posto la gara maschile. Maria Roberta Gerca, intanto, un'altra atleta in caccia di riscatto dopo quel errore impertinente a quota, alla prima prova a quota 3,90. Oh, ancora un errore per Gerka. Ancora un errore per Maria Roberta Gerka. Che 2 stagioni or sono qui ed ancora vinse il titolo italiano assoluto. Un motivo importante, quello di questa giovane atleta dell'Atletica Velletri, che compirà 19 anni il prossimo 9 marzo. La concentrazione di Maria Roberta Gerca, 4,15 di primato personale al coperto in occasione del già più volte ricordato titolo italiano assoluto, 4,10 all'aperto, va per tenere in vita il proprio concorso e purtroppo la sua avventura finisce qua. È al momento settima, ma difficilmente resterà nelle prime 8. Delusione e quasi lacrime per l'atleta laziale. Era una delle atlete che poteva giocare un ruolo da protagonista, alle spalle ovviamente delle due prime attrici.